Buongiorno coccodrilli, oggi ultimo giorno di mare e poi si torna alla base. Che bello però, amici. Ragazzi, la mattinata, amici, bene. Volevo far vedere l'outfit di Sara, nocciolina. Guardate, è tutta nocciolina questa mattina. Ma quanto sei nocciolina, eh? Sara! Sorpasso incredibile, guardatela, tutta abbinata con la bici, che pedalata. E ora vuole andare alla conquista della maglia rosa senza mani. Prova, dai, vai, prova. Niente, ce la fa, solo i veri pro del lungomare. Domani dieta ferrea, anzi da oggi dieta più sport al massimo. Mamma mia, mi ci vorrà un mese e mezzo per ritornare in forma. Però vabbè, sti cazzi. Sta prendendo la camomilla a colazione. È incredibile. Eh? No, no, ma fa vedere che si prende la camomilla. Camomilla. Che è tutto là. Va. Che qui al mare sta pieno, guarda che bel telo, costumino, sta pieno, fate swipe. Ah, ma quanto scotta. Ah, fate swipe up ora. Vi metto il box e rispondo alle vostre domande. Metto qua il box, torno domani a casa. Domani mattina farò il tampone, l'ennesimo della vacanza, però va bene così, bisogna essere sicuri, e domani sarò dal nonno. Una domanda più a lei che a me. Sara prende la camomilla per sopportarti meglio? Eh? Nemmeno si è spogliata, è cotta. Adesso... Ragazzi, il nonno non si allontana più di tanto. Abbiamo già fatto una vacanza insieme con tutta la mia famiglia nel Casentino, dal mio amico Lapo, e siamo stati 2 giorni al mare vicino casa nostra. No, vabbè. Sì ragazzi, sta pieno, mi spiace. Sta pieno di tende. Ed è fieno. Una volta ero 1,95 m, poi andando avanti con l'età mi sono un po' abbassato. Sul passaporto c'è scritto 1,73, quindi credo sono arrivato a quell'altezza. Si inizia lo sgrassamento. Eccolo. Ma se ci hai messo dentro di tutto? No, non è vero, ci hai messo. Dai, guarda la maionese che ci hai messo. E vuoi avviare un po'? La soia. Fava. Arzughe? Giochi e stai zitta. Ma non sei ancora andato via. Devi stare zitto e giocare. Ma non devi andartene. No. Quanto resti qua? Quanto mi costa? Quanto mi costa? Ma che te costo? Che te costo? Mi hai messo a pulire casa, porco cane. Ma magari. Adesso prendi questo fottuto pallone e giochi, ok? Sì, tirati su. Tirati su. Tirati su e giochi. Se c'hai le palle. Euro. Se c'hai le palle. Euro. Se per 1.000 euro? Io veramente. Proprio l'amicizia dov'è? Veramente. Giochi adesso, stai zitte. Qua chi ha vinto a beach volley? Noi? Sei metto di qua? Voi no? Anche noi. Però lui è andato a riprendere la palla, numero uno. Bravi. Stato bravissimo. Merito suo se abbiamo giocato. Però è andata male, dai. Una votazione. Puoi evitare di dire in giro che sei mio amico, che sei una vergogna? Fai schifo, sei scarso. Ma mai quanto lui! Mai quanto lui! Ha perso. Sì, sì, è perso. Mi dispiace, no, C? Dai, vieni. Dai, vieni. Nocciolina? È perso? Balena arenata? E non hai giocato? Perché oggi buscavi, vinto. Oggi buscavi. No, così almeno ti ho fatto vincere. Cioè, gli occhiali di spadino de, de Suburra, porco cane. Ma che ne sai tu di moda? Tutto solo per i capelli, che poi non finisce. Ale! Ho buttato! Oh, ma ti tocco! Giocando l'aperitivo,
team sta pieno, composto da me e Nocciolina, contro team stavoto. Stavolta. Vediamo chi vince. Avete ragione. Team sta pieno, vince. Sta vuoto, stanno vuoti. E pagano l'aperitivo. E non ce la caveranno bene. E non se la caveranno bene. Soprattutto lui, perché... Ecco. Solo che paga.